44 interventi in 27 comuni della provincia di Piacenza per oltre 5 milioni di euro. Verranno realizzati nuovi pozzi e riattivati quelli in secca e per quelli esistenti sono previsti interventi per recuperare l'acqua più in profondità. È prevista l'installazione di sistemi per rendere potabile la risorsa idrica prelevata, ricercare sorgenti alternative, ridurre le perdite della rete e proseguire nell'assistenza alla popolazione con rifornimenti mediante autobotti. Questo è il pacchetto previsto dal piano regionale di interventi urgenti per affrontare l'emergenza siccità nelle province di Piacenza e Parma, per le quali il governo aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il presidente della regione Stefano Bonaccini, nominato commissario per la gestione dell'emergenza, ha firmato il decreto che dà il via ai lavori per oltre 8 milioni e mezzo di euro. Il nostro è il primo piano di interventi che può partire nel Paese, finanziato con le risorse del Governo e realizzato grazie all'impegno di tutto il territorio, ha sottolineato il presidente Bonaccini. Opere fondamentali per superare una stagione molto siccitosa e assicurare l'approvvigionamento idropotabile alle popolazioni messe alla prova da questa emergenza, ha aggiunto l'assessore alla Protezione Civile Paola Gazzolo. A Parma vanno oltre 3 milioni di euro. Continuerà inoltre la fornitura dell'acqua con autobotti per garantire le necessità idropotabili in 40 comuni. 21 sono nel Piacentino: Bettola, Bobbio, Borgonovo, Casse San Giovanni, Cerignale, Coli, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello, Piozzano, Ponte dell'Oglio, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano e Zerba e 19 nel Parmense. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà all'acquisto di un impianto mobile di potabilizzazione da 10 litri al secondo e di cisterne per il rifornimento degli acquedotti rurali e frazionali.